Per far capire ai consumatori che noi siamo costretti purtroppo per forza maggiore a rivedere i listini prezzi. Noi siamo amareggiati perché la nostra clientela è affezionata, non è che noi abbiamo un turismo che viene, una città importante dove il turismo viene da fuori e quindi se ne accorge o non se ne accorge, ma noi, i nostri clienti che vengono qua a fare l'aperitivo, vengono in albergo, vanno al mare o vanno a comprare la pizza, di fronte a queste tariffe così esagerate noi rischiamo o di chiudere o di aumentare i prezzi. La bolletta della luce l'anno scorso era di 4.800 euro, quest'anno è stata di 15.600. La politica, chiediamo l'immediato intervento su un decreto aiuti che deve partire non da oggi ma da settembre 2021, perché noi dal mese di settembre che stiamo rincorrendo questi aumenti. Sicuramente dobbiamo correre ai ripari al più presto, perché questo significa non poter lavorare ma neanche proprio sostenere tutti i dipendenti che abbiamo nelle nostre aziende. Il presidente di Federalberghi, e lei ha detto proprio questo, molto probabilmente se gli chiedono di fare una pensione a 40 euro, pensione compresa, ha detto meglio chiudere che no, nemmeno a cambiare i soldi, perché ci sta le 40 più 10 dovrà metterci di tasca sua, e quindi significa che non potranno venire i gruppi per fare le vacanze nel periodo di bassa stagione, e tutto quello che perde poi l'indotto all'interno, perché se non arriva gente non va nemmeno a fare shopping nei negozi. Noi speriamo che il governo si svegli e che immediatamente fissi un tetto massimo per appunto l'energia, perché questo non è più possibile portarlo avanti. Abbiamo visto che la Spagna e il Portogallo lo hanno fatto, quindi non ci chiediamo come mai ancora l'Italia temporeggia. Si possono fermare certamente intanto ridurre l'accisa il più presto possibile. La regione può fare la sua parte, adesso i parlamentari che si sono candidati, la loro campagna elettorale devono concentrare su questo. I albergatori hanno già dichiarato che se questo è ciò che sarà, da settembre-ottobre non apriranno sicuramente per tutta la stagione invernale, perché giustamente mantenere quei costi non si riesce a garantire né la sopravvivenza per la struttura stessa e, come dicevamo, neanche quel minimo utile che serviva all'imprenditore per poter investire. Un'altra questione, è impensabile che prima, quando avevamo un gestore, si chiamava Ener, se aveva una bolletta che non riusciva a pagarla, avevo il tempo necessario per poterla pagare, riattivare la luce. Qua si dice che se io ho una bolletta di 17-18 mila e non ce l'ho domani mattina, voglio rateizzare, no, posso soffrire solo di una sola volta la rateizzazione. Questo messaggio deve arrivare al palazzo della politica, è scandaloso che un'impresa mi dica no, solo una volta ti è concesso per le famiglie una rateizzazione, ma stiamo a scherzare? E se non le paghiamo le bollette a fine mese?